lentamente e con grande difficoltà è riuscito a emergere dalle sabbie mobili, sta acquisendo un po' maggiore personalità, più padronanza del suo gioco, poi piacerà o non piacerà, questo è un tema che si dibatte dall'inizio della stagione, però dico, si vedono anche i risultati, il mercato potrebbe dare una svolta, anche se io non credo che il Palermo, anche per una questione di logica, farà grandissimi movimenti. Corini del resto ha dettato un po' quali sono, non le condizioni, ma le sue aspirazioni, cioè eliminare un po' di gente che obiettivamente non è più presa. Teniamo conto che ieri ci sono stati solo due ingressi dalla panchina, nonostante ce ne siano a disposizione cinque. I numeri dicono che questa prima parte del campionato, sebbene sofferta, soprattutto nella parte iniziale, è positiva, dico, non credo che ci siano dubbi. Tra l'altro noi parliamo di un Palermo a 24 punti, quindi in una posizione intermedia e più vicino ai play-off che ai play-out, senza che ha utilizzato i due giocatori sulla carta più forti, perché Stulaz e Saric ancora non hanno giocato per il Palermo. Dico, quindi nella prospettiva del mercato bisogna tenere conto intanto che questi due giocatori finalmente dovrebbero essere recuperati. Stulaz ha un infortunio muscolare, però dico, la pausa certamente gli risolverà il problema. Saric invece sembra in crescita e quindi può tornare molto utile.